Risponde presente alle critiche, ma soprattutto alla sconfitta patita al ritorno dopo 14 anni in terra europea nella massima competizione per club in Eurolega per quanto riguarda la Virtus Bologna. Risponde alle critiche, risponde alle pressioni, vince un'altra partita punto a punto, un'altra partita davvero molto complicata in questa seconda giornata di campionato per quanto riguarda la Lega Basket Serie A. Una seconda giornata che ha regalato il successo esterno al Palabigi nel giorno del ritorno per quanto riguarda la Uno Hotels Reggio Emilia di Max Menetti a casa dopo 2 anni in trasferta, tra virgolette, alla Unipol Arena di Bologna. Successo esterno per la Bertram Tortona di coach Marco Ramondino, successo esterno per l'altra capolista, per i campioni d'Italia in carica per l'Olimpia Milano di coach Ettore Messina, che in quella di Napoli al Palabarbuto battono la formazione di Alessandro Rossi, battono Scafati con il punteggio di 66 a 75 dopo un ultimo quarto davvero molto complicato per le scarpette rosse. Ma andiamo a parlare del match che abbiamo ammirato questa sera al Paladozza dopo la sconfitta contro il Monaco di un stellare, di un infermabile Mike James, grande protagonista del venerdì sera della prima giornata del debutto in Eurolega, del ritorno dopo 14 anni in Eurolega per le Bonere. Una Virtus che arrivava da 2 giorni con il successo al Pallalonessa contro prima l'Olimpia Milano in semifinale e poi contro la Dinamo Sassari nell'atto conclusivo, nella finalissima per conquistare il primo trofeo stagionale. E dopo la rimonta da meno 22 al Palabarbuto contro la formazione di Maurizio Buscaglia nel primo posticipo della prima giornata del debutto in Serie A. Una vittoria che dà sicuramente delle conferme in vista prima dell'impegno casalingo, sempre alla Paladozza contro il Bayern Monaco, e poi l'impegno in trasferta al Palo Olimpia nel catino, in una situazione complicata per quanto riguarda il pubblico, che spingerà sicuramente la Tezenis Verona, la neopromossa di coach Ramagli, contro i vice campioni d'Italia. Quindi due partite davvero molto complicate in questa settimana che sta per iniziare, ma intanto una bella risposta questa sera con un ultimo quarto in cui poteva anche sbancare il Paladozza la formazione di Marco Legovic, che dopo una vera e propria disfatta subita in casa, in terra alabardata per mano della Carpegna, Prosciutto Basket Pesaro, l'altra capolista dopo appena 80 minuti sul parquet in Serie A, insieme a Tortona e insieme alle due grandi del campionato. Ecco ragazzi, una vera e bella, bella risposta sul campo con il terzetto Frank Gaines, ex di turno, Frank Batney e Corey Davis, grandi protagonisti della serata, con i tre piccoli dell'Alma Trieste che realizzano la bellezza di 64 punti in tre. Sicuramente un fattore in attacco i tre piccoli per la formazione di Marco Legovic, soprattutto per quanto riguarda la ripresa. Una ripresa in cui la Virtus conduce anche in doppia cifra, un massimo vantaggio raggiunto nel corso del terzo quarto sul 59 a 46 con le giocate di uno strepitoso del migliore Nico Mannion in assoluto con la maglia della Virtus Bologna. L'ex Golden State Warriors chiuderà con 18 punti, un rimbalzo, 4 assist, ma in una finale punto a punto, in una finale in cui la formazione ospite, la formazione alabardata, conduceva anche di 5 lunghezze sul 65 a 70, con lo show da ex di turno che si voleva togliere un sassolino dalle scarpe, Frank Gaines. Ecco ragazzi, dopo lo show personale a suon di triple, a suon di canestre, la risposta da campione
Qual è, da campione infinito, alzo la mano se l'ho criticato venerdì sera per quanto riguarda soprattutto la questione fisica. L'ho visto davvero in grosse difficoltà contro il Monaco nel debutto in Eurolega. Questa sera invece ha alzato il proprio livello e ha tirato fuori dal cilindro alcune giocate davvero da campione. Marco Stefano Beninelli, 13 punti con un assist, ma le triple da campione nel corso del quarto quarto e poi soprattutto la tripla di Daniel Hackett per riportare avanti le Bulls nel momento del bisogno. Vorrei sottolineare anche, secondo me, anche questa sera un errore arbitrale fondamentale per il proseguo del match. A circa 3 minuti dalla conclusione, il terzetto arbitrale non mi è piaciuto sulla chiamata che ha visto protagonisti prima Courtinier e poi Ismael Bacco sotto canestro con un tapine che è stato convalidato e che ha portato le Vunere sul più 6, sul 83 a 77. Gli errori da parte di Frank Bartlin poi del finale hanno condizionato il finale punto a punto, portando un successo meritato in casa per quanto riguarda la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo, che fatica le fatidiche sette camicie, ma alla fine porta a casa un successo meritato al Paladozza. Andiamo a ripercorrere questa giornata di campionato con il successo alle ore 16 al Pala Barbuto in trasferta a Napoli, prima del ritorno al Pala Mangano per quanto riguarda la neopromossa Scafati, 66 a 75 con 16 punti, un rimbalzo, 4 assist dell'ex Pesaro Dorian Lamb. Dall'altra parte, prima prestazione sontuosa per l'ex Zalgiris, per l'ex Philadelphia 76ers, peraltro anche Varese e Barcellona Brandon Davis. 16 punti con 3 rimbalzi. Successo esterno al Palabigi per la Bertram Tortona nel finale 59 a 63, 15 punti e 5 rimbalzi nel giorno del ritorno per Olicevicius. Dall'altra parte, 15 punti con 5 rimbalzi, 5 assist, grande prestazione nel giorno del ritorno di GP Makura, solida la prestazione di Semai Criston. Vittoria al Palatrento per la il Trentino Basket per Trento contro la Nutri Bullet Treviso, il finale 66 a 57, 17 punti, 5 rimbalzi, 2 assist per Diego Flaccadori. Dall'altra parte risponde Sokolowski con 16 punti, 6 rimbalzi, 3 assist. Delude come nel debutto con la maglia di Treviso invece Adrian Banks. Vittoria tranquilla, vittoria senza soffrire al Palastrella di Migni per il banco di Sardegna Sassari, che riscatta la sconfitta di Masnago contro la Open John Mattis Varese, 101 a 79. I danni dell'altra neopromossa della Tezenis Verona, 24 con 10 rimbalzi per Cinano Onuaku, anche un assist per l'ex Rockets. Dall'altra parte l'ex Kansas, il grande protagonista del debutto con vittoria contro la Happy Casa Brindisi, Wayne Selden chiude con 15 punti e 4 assist. Vittoria al Pala Pentansuglia per l'Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci contro la formazione di Maurizio Buscaglia contro Basket Napoli, 77 a 70. Il derby del sud con Nick Perkins, grande protagonista, con 15 punti, 6 rimbalzi, 4 assist. Risponde presente Robert Johnson, 16 punti, 5 rimbalzi, 3 assist. Le due gare che invece si sono disputate ieri sera, il successo 88 a 83 alla Pallaronessa per la Germania Brescia, con un incredibile l'MVP di giornata John Petruccelli, 31 punti, 2 rimbalzi, 3 assist. E poi invece alla Belfrigo Arena il buzzer beater di Mohamed Ali Abdurrahman conduce la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro al successo contro la Reyer Venezia, 90 a 89. Il trio stellare Kravic, Moretti, Tambone risponde ad un irreale Alaric Freeman con 32 punti e un assist, che non bastano invece però nel parquet marchigiano. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!